Ciao a tutti, Gianbellucci Group eBay. Oggi con noi abbiamo una Zacconi, la Espresso Baby Big Rivera, e vi facciamo vedere come si usano questi tipi di macchine a leva. Il funzionamento è tutto dovuto al tipo di macina che usate. Vi facciamo vedere i vari tipi di macina che ci sono. C'è la macina larga, la macina media, la macina fine e la macina extra fine. La macina extra fine vi consente di fare un caffè espresso, una versione molto ristretta. La fine vi verrà un caffè espresso ma più lungo, un po' più acquoso. La media vi verrà molto acquoso e la large vi verrà un caffè veramente lungo e molto acquoso. Partiamo ora a farvi vedere con la large. Abbiamo sopra un filtro per due tazze. Il condensatore è troppo pieno, quindi bisogna rimuovere un po' di grano, che sono troppo. Ecco, quando vi rimane questo spazio, più o meno a metà del pressino, allora sapete che avete messo la quantità giusta per riuscire a fare il caffè. Bene, ora agganciamo il braccetto. Quando ha questa inclinazione vuol dire che è pronto, è buono. Inseriamo, si solleva la manopola e come potete vedere scende molto acquoso. Ecco, come potete vedere è sceso molto lungo, acquoso, nessun tipo di crema ed è un caffè molto, diciamo, americano, quindi di tipo acquoso. Ora vi faccio vedere un altro tipo. E ora passiamo alla medium, quindi la media. Riempiamo di nuovo. Se ne può aggiungere ancora un po' perché è sotto la metà del pressino, non esagerate. Così potete vedere che va bene. Ora inseriamo sotto. Lanciato. Ora solleviamo. Come potete vedere anche questo passaggio viene acquoso, ma meno acquoso di quello di prima e viene un pochino di crema un po' ai lati, ma è una cosa minimale perché è sempre un tipo di caffè molto lungo. Bene, ora poi passiamo al fine. Andiamo con la macina fine invece. Adesso abbiamo preparato la macina fine dentro il pressino, agganciamo, solleviamo la manopola, vedete che fa più fatica a passare, ora abbassiamo. Lasciate colare questa acqua che è un avanzo che è più la parte più acquosa e come potete vedere è già venuto un caffè espresso. L'acqua comunque, essendo una macina fine, quando sollevate tende a passare già una parte e quando date il movimento della leva la restante parte viene pressata e passa con la pressione attraverso il caffè contenuto nel filtrino. Bene, ora andiamo con la macina extra fine.
Ecco, adesso abbiamo la macina extra fine inserita, la agganciamo sotto. Solleviamo. Come potete vedere non passa subito l'acqua, abbassate la leva lentamente. E vedete già il primo che è il ristretto italiano. Come vedete c'è la crema di caffè sul bordo. Ed è il ristretto, è molto corto. Ora se lo volete un po' più lungo, si ripete l'operazione, quindi si risolleva di nuovo e si riabbassa. Come potete vedere, questo è invece l'espresso, ha la crema superiore e la parte del caffè invece è un po' più alta del ristretto che vi ho fatto vedere prima. La crema è questa parte qui e la parte più bassa è l'espresso, non è il ristretto che avete visto prima perché ripetendo la manovra di sollevare e abbassare la leva vedrete che